Sì, sì, sì. Sì, pure. No, è doso! Sta preparando gli ingredienti per la pizza. Prosciutto. Sarde. Farina. Mozzarella. Pomodoro. Salame. Intanto il forno. Intanto il forno si sta riscaldando. Abbiamo dimenticato le olive negli ingredienti. Le ha suggerite la nonna. Nel forno c'è la legna che lo fa riscaldare, a poco farà le braci che faranno cuocere la pizza. A poco arriva Zia Lori da pazza? Adesso sta arrivando Zia Lori. No, no, fare cratini. Lei non sa cucinare, è solo qui per figura, ha fatto le fave con la coppa. Queste sono le olive che mettiamo sulla pizza. Bianche e nere. Sono le olive di nonna Giulia, le fa a cardarella. Ecco, questo è il salame prosciutto di Mastro Rocco e quelle sono le alici, le acciughe. Le mozzarelle si tagliano a cubetti. Questo è l'olio d'oliva che fa nonna Giulia, che viene usato per la pizza. Facciamo. Allora, questo è l'impasto per la pizza, che è fatto con farina, lievito, acqua, sale e olio. Per ogni chilo di farina ci vuole un cubetto di lievito, da 25 grammi. All'ingrosso un lievito di birra. E vabbè, dopo spieghiamo. E impasti, col sale e l'impasti. Se tu ne vuoi fare un chilo, che se ne fai due chili metti due pezzi di lievito di birra, acqua e sale. L'impasti che non viene tanto dura. Devi specificare un lievito di birra per ogni chilo. Prima di essere utilizzato il forno deve, i mattoni devono diventare bianchi. Se no non è buono per infornare. Un pochino che vuoi tenere in acqua. Ma dopo metti lì un chilo di birra. E poi metti lì. Prende piccoli pezzi di pizza, le mette nelle teglie e le allarga. Cosa fanno nei ristoranti? La pizza. Altro che. Ma che salame? Sono bianca. Ma perché non c'è mai faccio buda? No, la voglio, la faccio. Sì. Buona arrostita. Bianco, prima era rosso, no? Adesso. I mattoni stanno diventando bianchi. Per sapere se è buono, poi la prova per vedere se è buono, si lancia un pugno di farina. Se la farina prende a fuoco, vuol dire che è buono per infornare diciamo la pizza.
Già vedi che spacca il piatto se fa. Dopo che si tolga, si mette l'olio, dato che la pizza che c'è stata precedentemente ha assorbito, e si mettono gli ingredienti di nuovo nel forno. Quelli sono i peperoni fatti sulle braccia che abbiamo tolto dal forno. Le braccia sono, diciamo, il legno che si consuma e lascia. Si mettono lì e quando si fanno neri, si fanno buoni, si cuociono, si puliscono dalla pelle nera e si mangiano. Si girano ogni tanto per farli cuocere sia da una parte che dall'altra. La vera pizza, che si fa in casa è questa, perché a differenza di quella delle pizzerie viene più alta, in mezzo, e la crosta è gonfia, come quella. Mentre nelle pizzerie viene bassa perché si impasta una volta sola. Andiamo a mettere quella. Quale? Quella lì con i pizzaioli. Così si bagna, così provano a mettere la pizza senza teglia, ma direttamente sulla pala. Si prepara direttamente sulla pala, senza teglia. E si mette direttamente sul forno. Tanti 7 anni ha imparato a fare la pizza. A 80 le canne. Pizza bianca. Si fa solo con l'impasto, senza gli ingredienti, solo con olio e sale e basta. Entra la sua pala al massimo, senza resto. Prosciutto e mozzarella, al tavolo 2. Come vuoi mangiare? Si deve essere si deve fare un po' in fretta, perché sennò se il forno poi si raffredda non è più buono. La pizza che piace ai calabresi è quella lì, olive e alici e pomodoro, salame non tanto, più che altro.